per aiutare l'umanità a risolvere il grave problema dell'inquinamento. Il dottor Azuma ha costruito Breaking, Sakure, Akubon e Brashin, quattro androidi dall'intelligenza artificiale sofisticata. A causa di un violento cortocircuito, però, i quattro acquisiscono una volontà propria e assumono il comando di un esercito di robot. Azuma, meschino e disperato, non sa più cosa fare. Ormai è assediato dagli androidi, ma suo figlio Tetsuya si offre per essere trasformato in un super androide capace di affrontare il nemico. L'esperimento riesce e il giovane Tetsuya diventa Kyashan, mentre il fedele cane Luki viene trasformato in Flender. Viene catturato dagli androidi il dottor Azuma, ma riesce a salvare la vita della moglie Midori e a nasconderla nel corpo di Suauni, un cigno robot che nelle notti di luna è in grado di proiettarne l'immagine e permettere così di comunicare con il figlio. La lotta di Kyashan contro gli androidi si complica causa della diffidenza che gli esseri umani hanno nei suoi confronti, ma l'unica persona che gli rimarrà fedele è Luna. Sugata katachi wa kawararu ga tetsu o mokudaku kono ude sa.